so bene perché, ma oggi sprecheremo parte della nostra vita contemplando qualcosa di giustamente Che dimenticato. novità! Non fai tanto lo spiritoso. Preparate dunque i vostri sensi a Beretta's Island, pellicola diretta nel 1993 da Michael Price, regista che ha militato in serie televisive come Dallas, MacGyver, Settimo Cielo, Walker Texas Ranger. Ehi, non è il solito mentecatto. Un po' presto per dirlo. Particolarità del film, è stato diretto a Ollolai, in Sardegna. Aspetti, ha detto Ollolai? Non mi dica che... Sì, proprio lui, Franco Columbu. In questa occasione l'ex culturista sardagnolo è protagonista, produttore e sceneggiatore. Sì, avete capito bene. Dunque, risentite i brividi? Sì. Si scansi in basagno! Proprio quello che volevo dire. Il film inizia con Columbu in moto che assume il ruolo di narratore. Da quando ho lasciato l'Interpol ho tempo per andare in moto e fare il vino. Me la sto spassando, insomma. Ma questo non è Sardnish! No, per fortuna qualcuno l'ha raddoppiato, almeno così possiamo capire cosa dice. Per chi si fosse perso la stroncatura di Dreamland, Columbu è un uomo che parla due lingue, l'inglese e il sardo. Stai calmo ragazzo, quelli sono professionisti! E poi dice che se la sta spassando e parla di produrre vino. Ora, io non capisco dove sia la parte spassosa né... La degustación. Ti prego, non dirmi che è un clone di Top Gun. Nah, è classificato come poliziesco d'azione, tranquillo. Ora posso tenermi in forma allenandomi con il mio migliore amico. No, la prego, non sarà mica... Ma certo che lui... Scusa, hai un amico così prestigioso e non cerchi di sfruttarlo al massimo giusto per carpire almeno un centesimo del suo successo? È un piacere allenarsi di nuovo con te. Bella la vita fuori dall'organizzazione, eh? Ancora sta scena, ma non ci stava pure su Dreamland? Sì, ma qui è doppiata. Ci credo, uno ha un forte accento austriaco, l'altro invece biascica parole in sardo. Come fanno a capirsi a vicenda? Forse è proprio per questo che sono amici nella vita reale, non devono capirsi a vicenda. Voglio che diventi grosso, grosso e forte, più energia. Sfarzi, non per dire, ma quello è l'ex uomo più forte del mondo. Era un po' più grosso di te, sai com'è. Six, Sive, Axt, 9. 10! Ah, quindi in krautese 9 e 10 si dicono come in italiano? Nah, è Frank essere un ignorantone. E comunque niente, dobbiamo sorbirci un'infinità di scene su sti due che si allenano. Ma chi se ne frega? Già, passiamo al vino di Columbu? Ma chi se ne frega? Lo hai già detto. Rimango della stessa opinione. Franco, ci sarebbe un lavoretto per te. Ah, si chiama Franco anche nel film? Sì, Franco Armando. E qual è il cognome? A piacere, sarà intercambiabile. Serve una persona che abbia la tua esperienza. Sono felice qui e non torno indietro. Classica scena dove vogliono costringere il veterano a tornare in servizio? Già, quindi diamo il via ai cliché. Come in Rambo 2? No, in Rambo 2 va costretto ai lavori forzati. Questo è in pensione, credo. Stavolta lo dico io e chi se ne frega. Tagliamo corto, perché rivolgersi proprio a lui? Nell'Interpol sono a corto di personale? Si tratta della tua terra, la Sardegna. Pensavamo che potesse interessarti. Forse ci siamo sbagliati. No, ci vuole lo specialista delle Sardegne, ecco perché. Sì, perché mai devono catturare la banda del pane Carasau? Non rovinare la trama, prego. Cioè, potrebbe essere, che ne so, stiamo a vedere. Aspetta. Beviamoci un bicchiere di vino e parliamone. Quindi accetta il film va avanti? Già, non sei contento? Ma se scrivo Franco Armando e poi Armando Franco, riesco a capire qual è il nome e qual è il cognome? Mettilo via. Così passiamo da Los Angeles a Ollolai. Un salto davvero niente male. Ma sta ancora in America? Ti pare che a Los Angeles esista un locale che si chiami Da Peppone? A dire il meno sì, guarda! Niente da fare, siamo dappertutto. Vabbè, comunque nel film siamo in America, mentre le lande riprese in realtà sono italiane. Ma che bisogno c'è di girare col binocolo? È un immancabile accessorio per i motociclisti. Non è vero. Nessuno ha chiesto il tuo parere. Il nostro eroe entra così Da Peppone, locale sardo trapiantato negli States, caratterizzato da loschi clienti e musica da cattivi in sottofondo. Per un po' starete soli. Devo andarmene per un paio di giorni. Ho parecchie cose da sbrigare. Come vuoi tu. Te la caverai? Sì, certo. Ma che davvero? Io da Peppone mi aspetterei un posto tipo...
Sono proprio curioso di scoprire cosa ordinerà Franco al bancone. Ma che domande sono? Che cosa potrebbe mai ordinare un sardo da Peppone? Vorrei una grappa. Mi dispiace, niente grappa. Mi dia una tequila, allora. No, fermi tutti. Cioè, un bar sardo che si chiama Da Peppone non serve grappa? Qui c'è sotto qualcosa. È per questo che hanno mandato Columbo a investigare. Aveva ragione il tizio dell'Interpol. La situazione è grave. Ehi, tu! Ma chi è? Ma che diavolo? Non lo facevo così facinoroso. Intendi fatto col grano? Facinoroso, non favinoso. E vorrà sfidarlo a Mor. Sette, 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 otto, 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 sette, sette. Vai un po' a vedere che vuole. Ehi, forse lui non vuole parlare con te. Un po' violenti i tipi. Ma sì, non hanno estratto ancora il fierro. Ma smettila, vabbè, per fortuna Frank risolve la questione con diplomazia e... Ma siamo sicuri che sia un personaggio positivo? All'alcol test sicuro. Vabbè, almeno peggio di così non può. Non muoverti! Gettala! Gettala! Mi correggo, è un criminale a tutti gli effetti. Ora sta per iniziare la violenza. Sì, le due sono poliziotte e via un altro cliché, incomprensioni sul lavoro. Ok, ripeti un'altra volta. Mi chiamo Franco Armando, lavoro per l'Interpol. Nome in codice Beretta. Come il salame? Come la fabbrica di armi? Salame, per quello che ha fatto fino a mo' mi sembra più un salame. Signor Armando, sono il tenente Johnson, polizia di Los Angeles, sezione narcotici. La prego, accetti le nostre scuse. Ora abbiamo gli spiegoni, gli scambi di informazione, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, temo anch'io. Abbiamo scoperto in che modo si muove Johnny Carrera. Chi? Quello dei jeans? No, è il tizio col quale Frank voleva parlare al bar. Esporta la cocaina grezza in Sardegna facendola passare per caffè da tostare. Questo è il piano più stupido che io abbia mai sentito. Non è che in Sardegna mancano i controlli, è più che si fidano sulla parola. Cosa c'è in queste casse con sopra scritto TNT? Torte non tonde. Puoi passare. Poi spediscono la cocaina raffinata negli Stati Uniti, nascosta in blocchi di cemento. What is that? Mushrooms. I love mushrooms. You can go. Stereotipi a parte. Quali stereotipi? Cioè, quello era un perfetto italo-americano trapiantato negli Stati Uniti da... Quello era Super Mario. Dicevo, visto che sanno già praticamente tutto, perché non hanno ancora arrestato questo Johnny Carrera? Bella domanda. Scopriamolo. Tu e Tina andate a Las Vegas e tenetemi d'occhio questo John. Ho sempre desiderato vedere Las Vegas. E portate il signor Armando con voi. Peccato che non lo spieghino. Quindi quello è da arrestare ma non lo fanno? No, anzi, lo hanno pure salvato dalla rabbia di Columbo. Scusate, potete aiutarci? Dove si trova questo nightclub? Da quella parte. Grandioso, a Las Vegas ci sono solo troll e dislessici. Non dimentichi i giocatori d'azzardo incalliti, gli alcolizzati e i sosia di Elvis. Nonostante le disindicazioni, i tre scovano la meta. Il posto è questo, fate attenzione. Ed entrano di straforo. Senza un mandato? E ce li ha mandati il tenente, non hai visto? Sì, ma tecnicamente non sarebbe sufficiente. Esbirros, pensano di poter far todo senza... Sì, molto interessante. Franco porta avanti l'indagine mantenendo un basso profilo. Ma questo non è un agente dell'Interpol. È più un cocainomane con forti problemi nella gestione della rabbia. Tipo Gianluca Grignani. Per favore, riusciamo a non farci dei nuovi nemici. Se c'è paura ci penso io. Metti via quell'affare, basta che tu stia zitto. Beh, come finisce la sparatoria? Male. Ma come ha fatto uno così ad arrivare alla pensione? Non ne ho la più pallida idea, dovrebbero mettere genere fantascienza. Vabbè, Carrera fugge, mentre la collega ancora viva soccorre il buon Armando. Che poi pare in catalessi, vivo e vegeto ma dolorante. Ma perché fissa il vuoto senza muovere un muscolo? Così frega tutti e non lo riammazzano, no? Stai dicendo che il testa calda è un codardo? Non lo so, lo sto dicendo. Una delle mie pistole ha fermato la pallottola. Scusa? Girare con più pistole è una soluzione per quelli così pigri da non voler cambiare i cavicatori. Ma poi, pur accettando tutta sta buffonata, perché, anche se non ti hanno colpito, ti sei buttato a terra a fissare il vuoto? Per rimanere vivo? Se quello era il tuo intento, non estraevi la pistola. È un esbirro, cavron. Non ragiona, agisce stupidamente. E finisci il... Chiedo scusa alle forze dell'ordine, è un babbeo. Non la farà Franca una seconda volta. Non appena saremo a Los Angeles, andremo nel deserto a fare pratica. Ma pratica di che? Non ne ho idea. Quindi questi sono andati a Las Vegas per farsi sparare addosso e basta? Sì, così pare. Perché vieni fin qua giù a sparare?
Mi piace lasciarmi alle spalle lo smog. Qui l'aria è più pulita. Mi ricorda la Sardegna. Beh, in Sardegna esiste il bellissimo deserto di piscina, sì. Nessuno te l'ha chiesto. L'ultima volta che sono stato qui fu prima di lasciare l'Interpol. Spero che le mie pistole non siano troppo arrugginite. Speriamo che tu non sia troppo arrugginito. Ma andare in un vero poligono di tiro, no? Troppo banale. Magari i poligami gli ricordano la Valle d'Aosta. Non gli è ancora attivato nulla oggi. Rimedio subito. Ma che... È per questo che ti chiamano signor Beretta. Una volta facevo il pugile. Aveva una buona combinazione di colpi, come quelli di una pistola Beretta. Aspetta, cioè, quindi stiamo guardando a tutti gli effetti un prequel di Dreamland? Potrebbe essere. In Dreamland il personaggio di Columbus si chiama Frank, viene dalla Sardegna, vive in America, è stato un pugile. E perché avessi cambiato nome e cognome? Ma che stai dicendo? Cioè, quello di Dreamland è Frank, questo è Franco. Sì, ma su Dreamland è Frank Graziani. Forse per seguire un programma di protezione testimoni. Lo scoprissimo subito. No, facciamo così. Diciamo che è un prequel a tutti gli effetti e chi? Ok? A dire il vero, ora nutrirei di dubbi su... È un prequel, ho detto. Beh, ogni volta che salivo sul ring e mi facevo riempire la faccia di pugni, sentivo un tale dolore. Stai calmo, ragazzo, quelli sono professionisti. Sì, è il prequel, è ufficiale. Archiviamo la questione, per favore. Sì, forse è meglio. Johnny sa che gli stiamo alle costole. Tu che faresti al suo posto? Lascerei il paese. Perché? Tu non lo faresti? Ha ucciso un poliziotto. E allora perché siete lì a perdere tempo sparando un alberello invece di controllare gli aeroporti? Tipo Finzi, dici? Anche meglio, magari. Comunque, Frankie e collega raggiungono finalmente la Sardegna. Non avrei mai immaginato di tornarci così presto su quest'isola. E soprattutto con le mie pistole. Scusi, e perché? Per prendere Johnny Carrera. Sì, ma come sanno che Carrera è fuggito in Sardegna? Beh, la Sardegna è una delle tappe del traffico di droga e... Appunto, non è un po' troppo prevedibile. Magari è scappato in Giamaica. E che? Un'isola. Tipo la Sardegna? Sì, ma un po' più grossa. Ah, allora tutto torna. Certo, come no. E poi non vedo l'ora che tu conosca il mio amico, il barone. È un tipo eccentrico. Tipo che alle tavolate siede nel mezzo? No, idiota. Significa... Sì, hai ragione, siede nel mezzo. Tipo Gesù. Era eccentrico. Ma... Senti, non ho voglia di stare qui fino a domani mattina. Dagli corda. Mi scusi, barone. Mm? Quello è il mio tavolo. Ah, non solo si siede in mezzo ai tavoli, li ruba pure. Ha ancora intenzione di dargli corda? No, in questi casi la soluzione è un'altra. E come si conclude la scena? Niente, gli lascia il posto e stacco. E allora? Cioè, perché focalizzare l'interesse degli spettatori su... Non lo so. Passiamo all'incontro tra il protagonista e il barone. Salve. Benvenuta in Sardegna. Grazie. Linda, questo è il barone. E lei è sua figlia Celeste. No, un attimo, troppi nomi. Chi è Linda? La collega di Franco. E Celeste? La figlia del barone. Ma se è mora? Stiamo andando a tavola. Celeste, dovrai aggiungere altri due posti. Altri due posti, per favore. Per favore. Grazie. Ecco una cliente dello Spaziadores. Bene, stanno seguendo la pista giusta. Quel figlio di puttana del barone. Dovevo chiuderlo io il contratto per il concerto di quest'anno. Sai quanti soldi perderò? E questo che significa? Niente, è una ragione random per mettere i cattivi contro il barone. Sì, ma non è che ci dicono granché. Lo stretto necessario. Scrivere dialoghi richiede creatività, la creatività richiede tempo, il tempo richiede soldi. Chi sarà quell'uomo? È tutto il giorno che parla col barone. Ehi, hai visto Celeste? Oh, adesso che aveva scopre che Franco è ancora vivo. Sì, ma guarda certe volte il caso. Sta proprio nella villa di fronte a quella del protagonista. Cosa c'è? Vino, fa venire fame! Non credo sia quella la ragione di tanto stupore. Beverly, Linda e Franco. Beverly è la mia segretaria. Certo, in Sardegna è pieno di Beverly. Vino, risulta anche qui. Ma che stai dicendo? È uno dei nomi più dati alle pecore. Ti sembra una pecora quella? C'è anche Celeste! Una volta all'anno il barone organizza uno di questi concerti di beneficenza. Ecco spiegato l'appalto di cui si lamentava prima il narcotrafficante. E quel palco è per i musicisti. Ma non mi dire. Che bisogno c'era di specificarlo? Vorrà dimostrare di essere una professionista nell'organizzazione dei concerti, che ne so. Ehi, Celeste. Perché? La butto lì. Per bloccare le indagini di Franco? Ma se il rispetto per la vita di quel kamikaze è praticamente zero. Vero, come minimo sarà lui a sparare a Celeste, così da non lasciare un ostaggio nelle loro mani. Non comprendo dove sta il problema. Barone!
Cioè, chiama suo padre Barone? Temo che Barone sia il nome di battesimo. Una doppietta. Meglio abbondare, no? Vuoi fare un eroe? Allora tieni! Cioè, quello gira con la dinamite in tasca. Dovrà conservare la reputazione di tipo pericoloso. No, cioè, è straordinario. Guardate l'auto rossa. E nonostante gli spari, procede con nonchalance senza accelerare o fermarsi del tutto. Oh, ma guarda, sta succedendo di nuovo. No, io prendo la moto. È più veloce. Polizia, dammi la moto. Mi suona discussa da sbirro. Nah, è tamarro di natura, l'hai visto anche tu. Carrera si rifugia in una piccola grotta e ha una chiacchierata con lo sgherro che sosteneva di aver ucciso Franco. Com'è, lo sbirro non lo avevi ammazzato a Las Vegas? Sì, l'ho fatto. Ah sì, eh? E dove gli hai sparato? Qui? Credi di essere divertente, vero? La prossima volta, sparagli qui. Farà un po' fatica a sparare adesso. Vedi perché è importante pensare prima di agire? Penso che siano là dentro. Ma come? Perché? Come fai a saperlo? Fiuto da poliziotto. Dai, serietà per una volta. Ci sarà l'auto parcheggiata fuori? Beh, se è così non la mostrano. Sta per iniziare una carneficina, vero? Frank ha una pistola in mano, quindi probabile. Cazzo! Entri, la uccido! Fa pure! Ma che dici? È mia figlia! Per proteggere e servire. Non mi gusta dire sto, ma... E sto sbirro in gamba. Non le torceranno un capello, tranquillo. Uccidila. Non lo faresti mai. Addio, Celeste. E il premio di peggior poliziotto dell'anno va... Oh, Celeste. È solo ferita. La spalla. Spara per uccidere e mira la spalla. Carrera dovrebbe scegliersi dei collaboratori migliori, sì. Di cosa? Guarda, sorvolando sul fatto che in base alle inquadrature pare che la grotta abbia un solo ingresso e facendo finta di nulla per quanto riguarda la questione dei cattivi che scappano senza incrociare i protagonisti, diciamo solo che riparte l'inseguimento. Questo film mi sta annoiando tanterrimo. Ma sei pieno d'azione. Stupido, ma pur sempre azione, certo. Arrivato in un paesino, smonta dall'auto e prosegue a piedi per i vicoli, costringendo Frankie a fare altrettanto. Perché? Perché rischiare di coinvolgere anche gente che non c'entra nulla? Te sei risposto da solo, Doc. Sì, probabilmente per spronare Columbo a cessare il fuoco, ma come ormai avrei capito... E il tuo sbirro se ne frega. Però, a giudicare dalla reazione pacata dei paesani, scene come questa accadono tutti i giorni. Non è una buona pubblicità per la Sardegna. Direi proprio di no. Vabbè, Carrera riesce a fuggire e ricontatta il socio. Sono preoccupato per questo Franco, lo sai. Devi fare qualcosa per sistemarlo. Ti ho già detto che questo è il mio posto di lavoro, tu non puoi venire qui. Quindi, come dire, presente quando ti vengono i proverbiali 5 minuti. Intendi quando devi andare in bagno? No, mi riferisco a quando perdi le staffe. Ma non stanno sempre sul cavallo? Oh, è tutta colpa tua. Se lo avessi fatto secco a Las Vegas, questo non sarebbe successo. Non è la colpa di quello che ha già... È colpa di tutti i suoi uomini. È chiaramente pazzo. Di questo passo sarà lo stesso Carrera a sgominare la propria organizzazione. Vabbè, 5 minuti dopo... Celeste, come ti senti? Il dottore ti lascia già uscire. Grazie. Ho avuto fortuna. Non è uno che sa sparare, mi ha solo sfiorata. Ammazza, è guavito in fretta. Si vede che il proiettile ha percorso la spalla senza perforare la carne. Questi controllano un po' tutto. Droghe, estorsione, gioco, prostituzione, tutto insomma. Stanno rovinando quest'isola. Io lo so come spacciano la droga. E che cavolo è dillo, no? Cioè, e poi come fai a saperlo? Non sono sicuro sia il peggior film d'azione di sempre, ma per quanto riguarda i dialoghi, santo cielo. Non dimenticare l'Albertone nazionale. Ha fatto pure collaborazioni con Finzi, lo sai? Ma di che diavolo stai parlando? Di Lupo Alberto! Non quell'Alberto! Ah, vabbè, lasciamo perdere. Scusa, ma tanto non conoscevano già gli stratagemmi per spacciare di Caveva? Esporta la cocaina grezza in Sardegna facendola passare per caffè da tostare. Poi spediscono la cocaina raffinata negli Stati Uniti, nascosta in blocchi di cemento. Sì, e infatti, giusto un paio di istanti dopo, vediamo Franco e Linda indagare presso la cava locale dove c'è anche il cementificio.
tutto così stupido. È dall'inizio che sanno dove andare, dove guardare, cosa cercare. Perché mandano il protagonista da solo a ripulire la zona? Perché quelli sono professionisti, no? Ma che? Esatto. Comunque trovano il tipo investito a morte da carriera. È una faccenda seria. Devo chiamare l'Interpol a Roma. Oh, forse dovevi farlo tipo all'inizio del film. Sai com'è. E questa inquadratura, ma perché mostrare un tacchino che... Scelta artistica del regista. Quindi oltre alla droga questi taccheggiano pure. Sei un idiota. Il buon Frank si presenta a Linda in... beh, diciamo in versione Jacob. Ciao. Ciao. Possiamo parlare? Certo. Si stava allenando, immagino. La sindrome del culturista. Pensa di dover girare senza magliette perché fa palestra. Oppure, chissà, forse ha in mente qualcosa. Oh, Franco... ti prego, siamo qui per lavoro. Lo facevo più serio. Stupido, pazzo, ma serio. Sicuramente sa come corteggiare una donna. Andiamo. Dai, non te ne andare. E lasciami. Non così, ad esempio. Che pena. Però, andami che non più a torra, non porta fuori a torra. Ha detto? Ribadisco, questo film è un vero e proprio spot per promuovere il turismo in Sardegna. Venite a trovarci, abbiamo spiagge incontaminate. Tradizione. La vita qui non è mai noiosa. Lasciate che il folklore locale vi rapisca. Franco! Sardegna, un paradiso da scoprire. Però andami che non più a torra, non porta fuori a torra. Seriamente, denuncerei i responsabili dell'esistenza di questo film. Tranquillo, per fortuna non ha avuto successo, l'onore della Sardegna è salvo. Va bene, ma la faccenda dello sci ha un qualche risvolto. Serve a mostrare il livello di delinquenza portato dal business di carriera. A Ollolai. Mi serve una dose. Ti ho detto di non venire nell'orario di lavoro. Lo so. Ragazzini che scippano vecchiette per comprare la droga spacciata nei ferramenta. Non so se ridere o piangere. E fai tutti e due, no? Ti ignoro. Columbo porta Linda in palestra con la P maiuscola. Che vuoi dire? Una palestra scolastica riempita di strumenti per praticare esercizi di culturismo. Quindi una palestra al quadrato? E ovviamente torna a mandrillare spudoratamente senza dignità. Fa molto bene alle cosce. Lo so perfettamente. Sviluppa questa... Senti, parte. Perché non ti alleni ad un altro attrezzo e mi lasci in pace? Okay. Che criminale. Scemo lei che lo ha seguito. Vabbè, forse state un po' esagerando. Insomma, dai, non è un maniaco. Bene i tuoi glutei. Ma come ti permetti? Stavo controllando. Diceva? Ok, è un maniaco. Che vuoi disgustoso. Perché manca di vera personalità? Anche Ash Williams è un mezzo maniaco, ma almeno è divertente. Questo qui è un ammasso di muscoli di mezza età, noioso, idiota e dal grilletto facile, che corteggia una che potrebbe essere sua figlia. Vorrei farti notare che togliendo ammasso di muscoli e noioso stai descrivendo proprio Ash Williams. Già, riflettici. Arriva Beverly. Se non ti dispiace, noi andremo a fare un giro. Che ne dici? Va bene per te? Ma certo, va bene, andate pure. Grazie. Muchachas, sempre con questo shopping. E chi ti ha detto che... Questi negozi hanno l'aria di essere molto cari. Ok, sequenza di shopping. Oddio, questo film quanto adora i luoghi comuni. Questo mi sembra interessante, ti va di entrare? Ah, sì, entriamo. Buonasera. Salve. Il ferramenta? Beh, due donne che trovano interessante un ferramenta. Adesso sei tu che ti fai prendere dai luoghi comuni. Ehi, se proprio devi propormi dei cliché, almeno fallo bene. C'è proprio tutto in questo negozio. Vero, guarda che roba. Nastro adesivo, lampadine, è un paradiso. Ricordatevene quando farete la vostra lista nozze. Guarda queste bambole, sono così belle. Quanto costano? Mi dispiace, ma non sono in vendita. Forse perché siete in un ferramenta. Ti sta accanendo troppo sulla questione. Io manco ho capito perché. Che c'è di strambo? Io non vedo niente che mi possa interessare. E tu? No, beh, cercheremo da qualche altra parte. Grazie. Arrivederci. Va bene, lo ammetto, l'intera vicenda del negozio è priva di senso. Cioè, è tipo... bel negozio, lo adoro. Contento che sia di suo gradimento. Quanto costa quel diploma attaccato al muro? Non è in vendita, signore. Peccato, allora non vedo nulla di interessante. Vabbè, ci si vede. In breve, sono pazze. Niente da obiettare. E a proposito di fuori di testa, anche se in senso buono, ma che razzo di maglia hai comprato? No, i veri fuori di testa sono quelli che hanno commercializzato una cosa del genere. Ma è Mr. Briglio? Sì, cioè, questo...
questi hanno preso un episodio dei Simpson e ci hanno fatto una maglia, ma quanto è spettacolare. E per loro intendi quelli di... Quelli di Pamplin.com. Quelli dei detersivi. Ma quali detersivi? Si vede che non conosci Mr. Brillio. Pamplin.com è un sito per mezzo del quale è possibile acquistare vestiario nerd di qualità. Quindi magliette, felpe, accessori, poster, calzini, scarpe, cover per cellulari e tanto altro. E se volessi qualcosa con un gufo vestito da Batman? Ti avvaggi ovviamente, non esiste nulla del... Ce l'hanno, ce l'hanno. Spettacolabile! Non è possibile, Paul lavora alla Pampling, altrimenti non mi spiego come. Ah, non ci pensare, e c'è di più, se durante l'acquisto utilizzerete il codice promozionale T-Scream tutto in maiuscolo avrete diritto al 15% di sconto. Ma questa offerta non finisce mai? Nope, troverete il link al sito pampling.com qui sotto in descrizione del video. Ed ora... torniamo a Beretta's Island. E vai! Il barone mette insieme una specie di consiglio speciale composto da Linda, Beverly, il sindaco e i vecchi del paese. Dov'è Franco? Arriverà presto. Ma porca miseria, non sa neanche essere puntuale! E qual è il tema del meeting? La droga. Da dove crede provenga? Dalla Colombia. Dalla mafia, il fatto è che adesso è qui. E ora è ovunque. Dove sta la novità? Senti, lo sappiamo che è ovunque, ma guarda quello là. Cioè, alla faccia di uno che passa il pomeriggio a giocare a briscola e le serate a bersi il brodino davanti all'eredità. Insomma, cosa vuoi che ne sappia uno così della droga? No, dobbiamo fare qualcosa per fermarli. L'unica cosa è lasciarli operare, per coglierli poi in flagrante. Me gusta questo senso di giustizia in Sardegna. Ma che razza di piano è? Perché aspettare una mossa falsa? Avete tutte le informazioni che vi servono? Sapete chi c'è dietro? Come entra la droga da raffinare? Come esce? Vero, l'unica cosa da fare è informare le forze dell'ordine locali, così da far organizzare dei blitz e... Non hai capito? Le forze dell'ordine in questo film sono Linda e Franco. Punto. Non esiste nessun altro. Franco, hai qualche notizia da darci? Sì, noi riusciremo a distruggerli. È questione di tempo. E quale sarebbe il piano? È quello il piano. Wow, potesse funzionare! L'importante è che non ci sia altra violenza. Con Franco Armando, nah, tranquillo nonno. Vabbè, stacco di scena, siamo al bar. Ehi, signor barone, si ricorda di me? Io lavoro per Johnny Carrera. Sei uno di quei balordi che fanno casino? Sì, e adesso ne creerò anche un po' a te. Ma perché? Perché è così che opera la malavita. A caso, alla luce del giorno, davanti a decine di testimoni innocenti. Sì, anche a me fanno schifo gli show con Barbara D'Urso e Maria De Filippi. Non c'entra col discorso, ma va sempre bene. Comunque ci pensa il mitico Frank. Se la lascia fuggire, gran poliziotto. Ehi, almeno sto giro non ha ucciso nessuno. E ci risiamo, totale mancanza di reazione tra i passanti. Ok, vuole farsi gli affari suoi, ma almeno voltarsi un attimo, strabuzzare gli occhi. Perché strabuzzare? Beh, non se ne lava. L'inseguimento termina al cimitero. Cioè, non in senso tragico. Vabbè, fate prima guardare. Hai intenzione di unirti a loro? No, eh? No, non ci tengo proprio. Allora dimmi dov'è Johnny. Io non so dove cazzo sia. E ci credo, è un ragazzo. Perché dovrebbe essere a conoscenza di informazioni così riservate? Alla villa di Sly. Perché Carrera spiattella tutto a tutti, pare. Tanto che gliene frega, se sbaglia ti ammazza. Anzi, ti ammazza a prescindere. Non è un grande affare lavorare per lui. Sparisci subito. Sparisci. Sparisci, ti ho detto. Ma sì, hai solo tentato di ammazzare un tizio con un coltello per poi opporti all'arresto. Insomma, non ci sono gli estremi per trattenerti. Dovrei trasferirmi in Sardegna. Perché no? Hanno anche degli hobby simpatici. Ehi, bel colpo! È bravissimo, è vero? Ma a cosa ha sparato? Particolare omesso, e forse meglio così. I quattro si recano alla villa di Sly per acciuffare Carrera. Un attimo, capisco Franco e Linda, ma gli altri due? Non ne ho la più pallida idea. Lungo la strada incontrano il prete. Signor barone, la prego, non ci vada. Qualcuno potrebbe farsi no, male. No, padre, devo andarci. Costi quello che costi. Sta dicendo che persino il parroco locale sapeva dove si stava nascondendo Carrera. Non hai capito? Qui tutti sanno tutto, tranne il protagonista. Salirai sulla collina e sorvegli la casa da dietro. Ok. Beverly, invece tu andrai davanti. Ma è una segretaria! Che fai, ancora in razzista, no? Sono a corto di personale, perché non vogliono coinvolgere quelli che dovrebbero occuparsene, sai com'è. Quindi assediano furtivamente la casa cercando di sorprendere Carrera? Sì, ma senza furtivamente e sorprendere. Johnny, esci fuori! Ci sono il barone e lo sbirro! Franco! Che principiante. Sono tutti principianti. Oh, copertura, cos'è? E non si beccano neanche per sbaglio. Ah!
me ne stupisco. Se prima quel tipo ha sparato alla spalla Celeste invece di ucciderla pur stando a un metro di distanza da lei, forse ho capito tutto. Sì, come no? No, davvero, questo è un film di protesta perché negli anni 90 in Sardegna non ci stavano oculisti. Ci stai zitto. E quante persone con gli occhiali hai visto fino ad ora? Volevi azzittire, sei stato azzittito. E tu piantala con le tue teorie strampalate. Ehi, quello è uno scagnazzo qualunque da ammato di mitra, quindi posso ucciderlo. Tre regole scontate da Action Poliziesco. Scommetto che accadrà di nuovo. E mi fai quasi paura, ma come lo sapevi? Perché non sono personaggi a prova di morte. Prendi Carrera, lui di copione proprio non può morire prima di non essere arrivato almeno a tre quarti di film. Scommettiamo! Metti via quell'affare, non serve. Allora, in tutto questo Beverly si improvvisa agente segreto e preleva una valigia piena di droga. Se davvero piena deve pesare un quintale. Sì, ma la ragazza è forte. Mamma la bamba. Ok, tutti qui fanno qualcosa, manca solo Linda. Certo, arriva anche il suo momento. Ferma! Dammi la pistola. Caspita, che professionista. Ehi, sai cosa abbiamo fatto? L'ultima donna che ci è capitata. Ci divertiremo tanto. Praticamente niente. Cioè, mezz'ora di ospedale stava meglio di prima. Ti rendi conto? Ti sembra il momento? Vabbè, Carrera si accorge della valigia sottratta e fuggendo valuta la possibilità di barattarla con la bionda. Gliel'avevo detto di restare qui, ma no, è tutta colpa mia. Le donne di oggi vogliono per forza la parità. Ascolta. E c'era gente che si lamentava delle morali di Adrian. A proposito, quando... Non ti ci mettere anche tu. Allora, passa un ragazzo in bici e recapita un messaggio. Se vuoi la ragazza viva, vieni alla cava di granito tra un'ora. Porta la merce. Questa è una trappola. Oh, il barone è un uomo intelligente, non c'è alcun dubbio. Con un nome come quello? Sì, polemico. Io adoro le trappole. È pazzo! No. Quest'uomo è pazzo! Andiamo! Sono d'accordo, è abbastanza intelligente da valutare lo stato mentale di chi lo circonda. Bene, hai trovato un nuovo migliore amico. Il protagonista raggiunge così la cava, anche se applicando uno stratagemma. Ovvero? Allora, appare da solo. Quindi incontra Carrera. Se voi mi sparate, andrà tutto quanto in fumo. I soldi e la cocaina. Oh, ma guarda, qui qualcuno ha visto giù la testa. Se premi il grilletto e mi colpisci, io cado. E se io cado, si dovranno rifare tutte le mappe. Che poi capivai, ha della dinamite in mano, sì, ma che gli serve? Basta mirare bene. È proprio quello il problema. Comunque Carrera prende la valigia e risvolto malvagissimo. Sai una cosa? Mentivo! Finalmente un gangster come se rispetti. Peccato che il poliziotto non sia all'altezza. Vabbè, Linda riesce in qualche modo a scappare. Provatovia? Naturalmente. Il bello è che in tutto sto casino la bionda pare disinteressarsi totalmente di Franco. In che senso? Nel senso che... prende e se ne va. Improbabile. No, no, è proprio quello che... Una giovane americana dei primi anni 90 capace di guidare un'auto col cambio manuale. Che noia, ma questi fanno cose ed è come se non fanno niente tutto il tempo. Lo so, sono d'accordo. Comunque sia, nessuno muore e i cattivi se la filano col malloppo. Mentre Linda torna a casa. Barone, Beverly! Ma davvero hanno abbandonato Franco alla cava? Ma sì, che te ne fai del peso morto? Abbiamo perso Franco. Cosa? Come è successo? C'è stata un'esplosione, gli è crollata addosso una roccia. Come, scusa? Ma quale esplosione? Beh, sì, un'esplosione c'è stata. Questa. Non mi sembra ferito, anzi, la voce l'ha protetto. Ma sì, è una scusa di Linda. L'ho praticamente abbandonata al suo destino. Vabbè, riunita la combriccola si torna alla cava. Franco! 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 Sai se ora esce Pippo Franco? Ma perché? Non avrebbe alcun senso. Però sarebbe molto più interessante. Tagliamo corto, dov'è Columbo? E dove vuoi che sia? È a casa a rimpinzarsi di vino e pane Carasau. Sta scherzando. È tutto un suo montaggio, vero? No, no, è proprio così. Franco! Ma allora sei ancora vivo? Sì, certo. Anche se un filo arrabbiato visto che lo hai lasciato a piedi. Tu sei pazzo.
Credo che il barone sia uno psicanalista professionista. Ma se sembra a te! Appunto. Non mi esprimo, non sono una persona volgare. Vabbè, Linda ci casca. Ha dimenticato le manie da maniaco di... Niente domande, passiamo oltre. Oltre, ho detto. È tutto a posto, Sly. Ora che Franco è morto. Le ragazze e il barone saranno un gioco da ragazzi. Franco morto? Qualcuno mi spiega perché questa scena deve sembrare così tragica. La cosa più stramboide è il nome di quello là. Com'è che l'ha chiamato? Si chiama Sly. Ma è il soprannome di Rocky? No, è il soprannome di Sylvester Stallone. E non credo che c'entri qualcosa. Le ricordo la partecipazione del rivale di Stallone, Schwarzenegger. Ok, sarà stato un suggerimento di Arnold. E chi se ne frega, dico io. Possiamo procedere? Dove sei? Sono qua. Ma quello è nato con la doppietta in mano. Doveva fare il calciatore. Penso che sia meglio. Johnny, levagli il fucile. Ecco a chi somiglia. Ma chi? Il barone, ci stavo pensando da diverso tempo. Ah, non credo sia importante. Pare una versione anziana di Ilya Pusikin dei Little Big. Vero, il baffo è quello. La finite? E poi che cavolo sarebbe questo? Beh... No, lascia perdere, non voglio saperlo davvero. Allora, Carrera e Sly portano via il barone. Andiamo. E Franco? Ahimè, è troppo impegnato. E certo, Carrera è ancora a piede libero, rilassiamoci pure alle sagre di paese. Ehi, tregua, il buon Frankie lo sa, ammira la preoccupazione sul suo volto. A me mi sembra brutto come sempre. Scena successiva, si torna dai cattivi. Ha vissuto da uomo ricco, facciamolo morire da uomo ricco. Bruciamolo qui con tutti i suoi possedimenti. Dagli fuoco? Ok, è sicuramente una morte dolorosissima, ma dai, ha detto lenta, insomma usiamo un po' di fantasia. Tipo rimpinzarlo di monetine come un salvasoldi. Già qualcosa. Certo, uno spreco. Franco è morto, questa volta non verrà nessuno ad aiutarti. Già, Franco è morto, eh? Sei convinto di avermela? Ma zitto! È scemo! Ma seriamente, fuori di testa? Cioè, sono convinti di non avere più Frank tra i piedi? Perché svelargli la verità? Per fortuna quel ceffone lo ha zittito. Ma che fa? Mi sa che è allergico al fuoco. Vabbè, finalmente muore qualcuno di importante. Anche perché ero un po' stufo di vedere gente a prova di morte che si salva sempre all'ultimo. Usciamo! Presto! Ma come? Dove? Da dove? Perché? La sceneggiatura ha deciso che in quel momento Linda e Beverly gironzolassero da quelle parti. Ma perché i cattivi non si accertano mai di quello che combinano? Almeno assicurati che il fuoco cominci a prendere il barone prima di andartene. Quella criminale ha una vita frenetica, cavron. Franco, ma dove ti ha ricacciato? Che vuol dire? Ero alla festa. Alla festa! Va subito a spengere il fuoco! Sì, che dopo facciamo i conti. I conti col barone? Ma che è un ritrovo di nobili? Ma il barone è toscano. No. Cioè, presumo che per necessità di trama sia sardo. E perché impiega la forma arcaica spengere ancora vive in Toscana? Perché il doppiatore ha letto male la battuta, ok? In città non ci dovete andare. Loro vi credono tutti e due morti. Questo gioca a nostro vantaggio. Ma questo è un coglione! Rimangio tutti gli elogi che ho rivolto al personaggio del barone. No, troppo comodo. E comunque avevi ragione, avete molto in comune. La smetti, prosegua, per cortesia. I cattivi organizzano una tavolata per festeggiare, invitando persino Charles Manson. Bel lavoro. Un look fin troppo anni 70, dirla tutta. Forse quello è il problema, vabbè. I protagonisti sfruttano così la loro posizione vantaggiosa. Aspetti, mi lasci indovinare, assaltando alla cieca il covo di Carrera? Bravo, comincia a comprendere il modus operandi di Franco. Sembra che non ci sia nessuno. Ma poi sto bavone ha ammazzato diversi sicavi con quella doppietta. E allora? Siamo in Italia, anche se sta collaborando con la polizia, è un pluviomicida da processare. Ribadisco, e allora? Perché Columbo continua a portarselo dietro? Sarò gentile, non ti insulterò. Allora, indovinate un po' cosa trovano? Guarda qua. La bomba! Come hanno eluso la sorveglianza? Quale sorveglianza? Cioè, non solo lasciano la villa incustodita, tengono pure le porte aperte. E sto Carrera è un cavron di prima categoria. Dobbiamo distruggerla.
Ho visto della dinamite, la prendo. Sì, vai. Un po' eccessivo forse. Ma se è una prova schiacciante, ma perché distruggerla? Ma io non ci sto capendo niente, ma perché vogliono far saltare in aria la mozzarella? È droga, cretino, non vedi? Dai, andiamo via! Via, via! Ecco fatto, e ora tutta la cocaina è nell'aria. E per un po' di tempo, per qualche stramba ragione, la gente del paese si comportò in maniera particolarmente euforica, anziani compresi. Quindi che succede? Niente, il film ci mostra una messa. Forse un po' di cocaina è passata tra le narici del regista? Spiegherebbe molte cose. Vabbè, i nostri partecipano al rito e alla processione in strada. Devono proprio annoiarsi tanto. No, fa parte del piano. Proviamo Sly. Certo, perché alle processioni è sempre pieno di narcotrafficanti. Enzile, sì. Ma non siamo in Cile. Vabbè, incontrano il parroco locale. In fondo il tuo lavoro è molto simile al mio. Tu scavi nei meandri della legge e io nei cuori della gente. No, padre, anche Franco scava nei cuori della gente con le pallottole. Però sta imparando. È da un po' che non sfodera la pistola. Non mettergli strane idee. Beh, ora che ci penso, se volevano trovare i cattivi ad ogni costo, non facevano prima ad aspettarli al laboratorio. Sai, dovresti tenere un corso di sceneggiatura logica. Sai, per scrivere trame, sì, banali, ma che quantomeno si reggono in piedi. È finita! Hanno distrutto tutto quei figli di puttana! Dobbiamo lasciare subito l'isola! Seriamente? Cioè, no, dico, avevano un laboratorio artigianale fatto di bottiglie e imbuti che chiunque poteva allestire con 5 euro di spesa. Sì, ancora non mi capacito come si possa mettere in piedi un traffico internazionale con... Sì, ma non è solo quello il punto, cioè, sono attivi da chissà quanto tempo, avranno messo da parte un po' di soldi, perché mollare tutto e scappare? Li saranno stufati? Potrebbe essere un pretesto per ritirarsi, vero? No, la colpa è tua! Ehi, non mi sparare, amico. Con la cortesia si ottiene tutto. Anche coi robottoni giganti. Sì, vabbè. Prendete un po' di torrone. Guarda che buono. Perché non fa saltare con la dinamite pure quella roba? Perché quello è torrone. Cioè, la mozzarella sì e il torrone no. Non rispondergli più, per favore. Franco! Franco! Dai, vieni a cantare con noi! Su, vieni! No, scherziamo? Ma allora è un horror? No, davvero. Che questa settimana non si dorme. Oddio, pure con la sua vera voce. Beh, l'avessero almeno ridoppiato, è allucinante. Idiozia a parte, è da un po' che la componente action poliziesca è... lo so, però ho una bella notizia. Il film è finito. Quasi, almeno stando al minutaggio. Io mi chiamo Sly, tu non mi conosci, ma ho una bella casa in collina. Oh, finalmente si è fatto vivo qualcuno. E chi è? Come chi è? Sly. Mi stai accusando? E da che cosa l'hai capito? Sì, ti sto accusando. Sì, ma ci servono le prove. Ha cercato di uccidere il barone, ha tentato di sforacchiare Franco e a casa sua nascondeva un laboratorio per raffinare la droga. Ah, giusto, e gira braccetto con Carrera. Va bene, ma servono lo stesso le prove. Mi gusta questa difesa, ma il cabron tiene ragione. Vabbè, inizia una rissa. Che si trasforma in balletto folcloristico. E sfocia nuovamente in rissa. Quei paesani che allegri ballano in cerchio attorno ai due. Ehi, guardate, è una scazzottata! Speriamo sia migliore di quella di 2 minuti fa. C'è un momento bellissimo. Carrera arriva in auto, scende un sicario. Ma che fa? Perché si muove come un tacchino? Non lo so, so solo che Columbo non ha intenzione di farsi sfuggire la sua nuova preda. Oddio, un altro inseguimento. Sì, ma tranquillo, saltiamo direttamente alla fine della corsa, che avviene in cima al campanile della chiesa. Dov'è Johnny? Seriamente? Che razza di idiota! Perché fuggire in cima? Non importa, sentiamo dov'è Carrera. Alla spiaggia, come pensavo. Ma se lo sapeva già, perché inseguiva il sicario? Sete di violenza, Franco non resiste più di 5 minuti senza fare del male a qualcuno. Gliele ha suonate! Questa era fiacca. Arriviamo alla spiaggia, va. Non hanno distrutto tutto. Se riesco ad arrivare in Corsica, ho un buon contatto lì. Aspetta un minuto. Perché parli al singolare? La mia previsione sta prendendo sempre più forma. Carrera smantellerà tutto da solo. Sì, ma era quasi scontato. Insomma, dai, è troppo inaffidabile. Johnny, ascolta, ne abbiamo passate tante insieme.
Non farlo. Ok, mi ha chiesto di non farlo. Ora è salvo, no? Ehi, hey, Sly. Sei licenziato. No! No! Non è stato abbastanza cortese, mi sa. Il problema di sto Carrera è che non riesce a tenersi stretti i collaboratori. E ci credo che non può comprarsi i laboratori. Spende tutto in funerali. Questa volta siamo alla pari. Avanti. Tu sei pronto? Avanti. Io ho preso. Andiamo. Quando vuoi. Avanti, ti ho detto, avanti. Per l'amor del cielo, qualcuno spari. Puro stile italiano, tante chiacchiere da gradassi e pochi fatti. Ma ora c'è la corrente brainless, ovvero direttamente i fatti senza pensare alle conseguenze. Una critica pungente rivolta alle nuove generazioni? Solo a una parte. Porca miseria, ma quante ore ci ha messo per caricare quel pugno? Columbus Punch! Stava forte quanto vuoi, ma è lento. Per forza, già è un culturista. Poi considera che quello è un Columbo 52enne o giù di lì. Che capirai quanto può essere veloce e reattivo. Niente, il Columbus Punch richiede tipo 3 secondi per partire. Per fortuna che Carrera non sa nemmeno cosa sia la guardia. Raffica lenta di pugni! Che schifo di combattimento. Tranquillo, è tutto finito. Carrera è alla frutta e finalmente il film può... Dov'è Linda? Oh, porca miseria, non finisce più. Che poi sta Linda ha causato più problemi che altro. Sì, se rimaneva a Los Angeles era meglio. Beh, ora finalmente il denaro andrà alle persone giuste. Ci costruiranno una bella scuola. Ma che razza di transizione è? Sì, potevano tranquillamente tagliare quell'inutile dov'è Linda. Ma quindi Carrera è stato arrestato? Sì, perché è così che funziona la giustizia di Columbo. Cioè, sei un potenziale assassino? Sei libero. Sei un sicario? Muori. Sei un cocainomane incallito, pericoloso e pluriomicida? Lì allora sconterai il tuo debito in cella. Ormino è in pensione, è stato cassiato dall'Interpol. Guarda, potrebbe essere. Vabbè, scena con Franco e Linda al mare. E finalmente, titoli di coda. Beretta's Island non ha alcun senso. Anzi, qualsiasi aspetto legato al film è privo di senso. Cioè, dal concept al finale. Un action poliziesco all'americana trapiantato in Sardegna. Cioè, già qui pare una commedia. Ah, e sì, ho detto all'americana perché ci sono tutti gli elementi tipici del genere. Il bud inseparabile, ergo il barone. La bionda. L'irriducibile cattivone di turno a tutti i costi. La morte prematura di un collega, anche se di Linda. Eppure questo film pare non avvicinarsi troppo a un... non lo so, arma letale. Saranno i baffi del barone? Chi? Il livello di stupidità e ignoranza dei personaggi è epico, cioè vivono in un mondo senza leggi, dove tutti possono fare tutto. I protagonisti sanno ogni cosa di Carrera, dove vive, come spaccia, dove si aggira, tutto, anche a che ora va in bagno. Eppure non lo catturano, fanno di tutto per non catturarlo, ma non perché Carrera scappi, anzi continua a bazzicare sempre gli stessi posti, la cava, la villa, il paese. Il film poteva finire già alle prime battute, cioè bastava una telefonata, oh sapete c'è... lì in Italia avete un traffico che si svolge qui a Ollolà e bla bla bla. Ok, blitz, titoli di coda. E invece no, mettiamoci Franco con l'amicone baffuto e l'americana bionda al seguito a fare sto giro tondo infinito. I personaggi non hanno caratterizzazione, fatta eccezione per Columbo. È un culturista, amante del vino, contrario alla parità dei sessi, maniaco e violento. Ed è il buono. Degli altri invece non c'è proprio niente da dire. La storia è idiota. L'ha scritta un dodicenne. Non credo ci sia bisogno di spiegare il perché. È uno di quei casi dove la pellicola si commenta da sola e qualsiasi commento è superfluo. Insomma, avete sofferto con me, sapete di cosa sto parlando. Quindi direi di passare direttamente ai saluti. Fagio? E porre donazioni mirate in descrizione. Grazie. Orbene, può far baffo. Alla prossima.